facendo niente, sei tu che hai capito male. Volevo solo fare una ricerca sulle tubature del bagno di Shih Tzu. Non è vero, la stavi spiando, vado a dirgli. No, ti prego, non dirle niente, non puoi farmi questo, non dirgli. Oh, uffa. Il s'accomodi. Come vorrei andarmene a casa a giocare adesso. Nobita, hai finito i compiti? Sì, più o meno, sono arrivato quasi a metà. Bravo, vedo che ti sei impegnato. Fin qui è tutto giusto. Adesso puoi andare, il resto lo farai a casa, ma non dimenticartene. No, signore. Finisci il compito appena arrivi, così dopo potrai andare a giocare. Puoi farcela, non deludermi. Va bene. Se il maestro ha detto che posso farcela, allora ce la farò. Sono a casa! Bentornato, finalmente! Ah, ciao, Doraemon! Scusami, ma oggi non posso giocare con te. Perché? È successo qualcosa? Non posso e basta. Ah, dal tuo sguardo mi sembra di capire che... Esatto, ho preso una decisione e questa volta non mi alzerò dalla sedia finché non avrò finito tutti i compiti, parola mia! Ci vediamo dopo! Divertiti senza di me! Ehi, che determinazione! Corro a dirlo alla mamma! Cosa? Sei sicuro? Lui ha davvero detto così? Sì, certo, e sono state le sue esatte parole. Ha dichiarato solennemente che non si alzerà dalla sedia finché non avrà finito tutti i compiti. Oh, no, non ci posso credere. Finalmente ha deciso di fare il bravo bambino. Come sono contenta. Vado a controllare cosa sta facendo. No, fermo, non disturbarlo, altrimenti potrebbe prendere l'occasione al volo e cambiare idea. Lo so. Voglio solo dargli un'occhiatina. Ma guarda! Perché mi viene sempre tanto sonno quando torno a casa? Nobita, no! Ah, ciao Doraemon, hai bisogno di qualcosa? È possibile che tu non riesca mai a mantenere un proposito? Si può sapere perché sbadigli? Non sbadigliamo! E allora perché ti lacrimano gli occhi? Adesso lasciami in pace, mi hai proprio stancato! Sto scomoda e non riesco a concentrarmi! Su, va avanti, coraggio! Concentrati! Nobita! Adesso basta! Al solito! Dai, Nobita, non fare così. Avevi detto che non ti saresti alzato dalla sedia finché non avessi finito tutti i tuoi compiti. Già, in effetti era quella la mia intenzione, ma la sedia è troppo dura, mi fa male il fondo schiena. Ecco perché non riesco a stare seduta. È colpa della sedia. Lo sai, a me non sembra affatto dura come dici. Prova a dirlo al mio fondo schiena. Quindi vorresti avere una sedia più comoda? Beh, sì. Ok. Il s'accomodi! Interessante, ma cosa serve di preciso? Serve a modificare le sedie in base alle proprie esigenze. Basta dare le istruzioni attraverso questo microfono. Devo parlare qui. Esatto. Voglio che diventi una sedia morbida. Bene, adesso prova a sederti. Wow, è morbidissima. È come stare seduti su una nuvola. Adesso fare i compiti sarà facile come bere un bicchiere d'acqua. Sono contento. Doraemon, ho bisogno che tu vada a sbrigarmi una commissione. Arrivo! Ciao, Nobita, mi raccomando, finisci tutti i compiti. Che cosa devo fare? Certo che Doraemon è sempre così apprensivo nei miei confronti. Ho fatto presto. Chissà se Nobita sta ancora studiando. Bene, bene, molto bene. Sono davvero orgoglioso di te. Oh? Oh no, per mille gatti randagi, si è addormentato. Su, Nobita, svegliati. Io ho tanto sonno. Non è il momento di dormire, devi finire i compiti. Questa sedia è troppo comoda, concilia il sonno. Uffa. Hai sempre una scusa pronta. Per svegliarmi ho bisogno di qualcosa da sgranocchiare e torno subito. Riportalo subito indietro. Dai, lasciami andare, voglio solamente fare merenda. Ti scongiuro, un buco nello stomaco. Come faccio a concentrarmi se ho fame? È inutile. Dagli la merenda. Voglio mangiare, ho tanta fame. Wow, ha un aspetto così invitante. Scusa, potrei ordinare un piatto di...
di pasta da bere, vorrei una bibita o un succo di frutta. Adesso basta, finiscila! Su, forza, rimettiti al lavoro! No, aspetta, time out! Cosa vuoi adesso? Devo assolutamente andare in bagno, mi scappa la pipì. Devi andare in bagno, non se ne parla proprio. Te la puoi tenere finché non avrai finito i compiti, siamo intesi? Ma non resisto, mi scappa tanto! Che rabbia! Adesso lo ordino alla sedia! Portalo subito in bagno! Sollievo, per poco non me la facevo addosso. Che cosa starà facendo? Perché ci mette tanto? Oh? No, non starà per caso? Nobita? Nobita? Ehi, Nobita, rispondi! Rispondi, Nobita! È scappato! Ho avuto un'idea geniale! Guarda un po' chi si vede. Ehi, Suneo, Jan! Ciao! Che cos'è quella? Una sedia! Già, questo lo vediamo anche noi, Zuccone. È uno dei ciuschi di Doraemon, non è vero? Non meriti una sedia così speciale. Su, forza, faccela provare. Non se ne parla. Attaccali! Ora siete soddisfatti? Non avresti dovuto farlo. Te ne pentirai amaramente, dai, prendiamolo. Ok. Attacco! Per poco non vi investivo. Ciao, ciao. Vediamo, adesso dove potrei andare? Shizuka! Che strano, nella sua stanza non c'è. Questo significa che deve essere... Se non è in camera sua, sicuramente è in bagno. Non è neanche qui. Nobita, che cosa ci fai tu qui? Io niente, niente! Ora vado! Ciao! A volte è proprio strano. Stavolta me la sono vista brutta. Forse per evitare altri guai è meglio se mi rilasso un po'. Sì, schiaccerò un bel pisolino. È colpa tua! Perché gli hai permesso di usare quel ciuschi? Sì, è vero, ci ha provocati per costringerci a inseguirlo. Poi è volato via e il camionista ha sgridato solo noi due. Mi dispiace tanto, davvero, ma adesso dov'è? E che cosa ne sappiamo noi? Non ce ne importa un bel niente di lui. Stai cercando Nobita. È venuto a trovarti, per caso? Sì, ma poi se n'è andato a bordo di una strana sedia. Ah, e in che direzione? Veramente non lo so, è volato via. Ah, quindi vuol dire che sta volando. Grazie infinite per l'informazione. Nobita! Ehi, rispondi, dove sei? Che strano, dove sarà finito? Non può essersi volatilizzato. Nobita! Che cosa significa? Devo essere entrato in una nuvola mentre stavo dormendo. Chissà se mi sono allontanato. Quello è l'oceano! Oh no, dove sono finito? A quanto pare devo aver volato per ore e ore! Gli Stati Uniti! Che spavento! Era soltanto un dirigibile pubblicitario! Sì, ma dove sono? Ah, la torre di Tokyo! Sto sorvolando la baia di Tokyo! Ah, che sollievo! Devo sbrigarmi se voglio arrivare a casa prima di sera. Il panorama è meraviglioso, ma devo andare via veloce! E vai! Yahoo! Mamma, come fila! L'ho cercato ovunque, ma dove potrebbe essersi cacciato? Doraemon! No,
Nobita, eccoti! Finalmente a casa! Lo sai che mi hai fatto stare in pensiero? Si può sapere dove sei stato? Ho fatto un salto alla baia di Tokyo e ho visto un tramonto davvero spettacolare! Già, io mi preoccupo e lui va a divertirsi. Adesso corriamo a casa, devi finire i compiti! Oh, cosa, i compiti? Oh, oh no, me ne ero completamente dimenticato! Deve aiutarmi, Doraemon! L'unica cosa che posso fare per aiutarti è modificare ancora una volta la sedia. Vuoi modificarla di nuovo? Sì, ma come? Tu non preoccuparti, lo vedrai una volta che saremo arrivati a casa. Doraemon! A che cosa serve questo guantone? Se si distrae guardandosi intorno, se smette anche solo per un momento di scrivere o se fa un errore, tu colpisci! Non puoi farmi questo! Come puoi essere così crudele con il tuo migliore amico? Conosco un grosso gatto.